Buonasera dal ristorante Anfiteatro qui a Lunata, è la sesta serata del referendum Mister e Lady Commercio, un referendum inutile che tutte le settimane io continuo a ricordarlo, ma un referendum che sta suscitando un interesse e un entusiasmo enorme fra tutti i partecipanti. Sono oltre 150.000 italiani che sono arrivati in redazione al Tirreno a testimonianza del grande interesse davvero che si è creato, come sempre devo dire, intorno a questo referendum. E poi come sempre andremo a conoscere nuovi partecipanti del referendum. Venite con me. Allora, siamo contenti che anche la Garfagnana partecipi a questo referendum. Luisana Lorenzoni dell'abbigliamento Colibrì a Castelnuovo per la prima volta partecipa a una delle nostre cene, appunto in rappresentanza della Garfagnana. Raccontaci un po' la tua attività. Allora, abbiamo un negozio di abbigliamento in taglie comode nel centro storico di Castelnuovo Garfagnana e basta. No, vabbè, mi sembra già abbastanza. Com'è che ti è venuta l'idea di partecipare, oppure c'è qualcuno che ha spinto? Qualcuno ha spinto, sì. Ripartiamo. È scherzo a parte. No, rifammi le stesse domande, me lo sono già preparato. Allora, siamo contenti che anche la Garfagnana partecipi a questo referendum. Luisana Lorenzoni dell'abbigliamento Colibrì a Castelnuovo per la prima volta partecipa a una delle nostre cene, appunto in rappresentanza della Garfagnana. Raccontaci un po' la tua attività. Allora, abbiamo un negozio di abbigliamento in taglie comode nel centro storico di Castelnuovo Garfagnana e basta. No, vabbè, mi sembra già abbastanza. Com'è che ti è venuta l'idea di partecipare, oppure c'è qualcuno che ha spinto? Qualcuno ha spinto, sì. Chi c'è qui con te? Fratello. E lui è lui responsabile o fra i responsabili? Fra i responsabili. Chi è che ti sostiene maggiormente? I clienti e gli amici. Portano gli italiani in negozio? Sì, sì. Non ti chiedo dove vuoi arrivare, perché in realtà adesso non so esattamente quanti voti avevi in questa classifica, però certamente qui per arrivare in cima bisogna darsi da fare, bisogna che, allora facciamo un appello magari a... Buona serata. Allora, una bella tavolata qua per Roberta Giannini della Despar, quindi cos'è, un supermercato il tuo? Supermercato, sono con me, sta un supermercato a Marlia, sì. E qui cioè, chi c'è qui? Allora, marito, mamma, papà, uno dei titolari del negozio e una mia collega e amica, sì, del negozio. Di chi è la colpa che tu partecipi alle di commercio? Il titolare. No, dai. È lui che ha spinto? Sì, sono un po' lui, un po' anche lei.
Sì, no, però insomma, a questo punto ti dà anche una mano, si dà da fare? Tutti, sì, anzi, voglio ringraziare anche tutti i clienti che mi hanno portato i tagliandi e tutti qui che si danno tutti da fare. Poi c'è il segretario che è mio padre. Lui li conta? Lui li conta, sì. Oh, sono spariti 10 tagliandi? No. Due grandi amici di Ledicommercio da anni sono al fianco di questa manifestazione, di questo referendum, con la loro presenza, ma soprattutto con i premi che settimanalmente, ma non solo, poi alla fine bei premi vengono consegnati alle o ai più votati. Allora, Giulio, tu come attività hai una gastronomia, tra l'altro mi dicono, io non l'ho mai frequentata, ma ci credo, anzi questa sarà l'occasione per venirti a trovare. Ben conosciuta. Molto ben messa. Sì, 12 anni che facciamo da sponsor a Ledicommercio. Ogni anno cerchiamo di migliorarci anche noi come sponsor e come manifestazione, perché la manifestazione è bellissima, seguitissima, e perciò sono una grande soddisfazione per noi, per chi ci lavora dentro e per il Tirreno. Bene, Sauro Caprioli invece rappresenta Glu Toscana. Cosa fa? Chi è Glu Toscana? Le bevande, niente, siamo una ditta giovane, non ho 50 anni, ma è dal 2004 che siamo sul mercato, quindi veniamo da industrie più grandi, da multinazionali, e poi ci siamo messi per conto nostro. Anche voi da tanti anni al fianco di Ledicommercio? Ma è da tantissimo, dalla prima manifestazione che ha fatto Tani, io penso che siano 16 anni, roba del genere, quindi è sempre stata una bella manifestazione, tanta bella gente, ci piace, poi con Domenico c'è un rapporto di amicizia e quindi mi coinvolge, mi tira sempre dentro, e quindi una mano gli do volentieri. Bene, è stata un'altra serata piacevolissima qui al ristorante L'Anfiteatro. E allora noi concludiamo leggendovi la classifica provvisoria, quella di questo sesto turno. Ne mancano due alla fine, quindi ci saranno ancora due serate da vivere insieme, e poi il 16 di dicembre la serata finale, dove verrà decretato il vincitore o la vincitrice. Perché dobbiamo dire che quest'anno gli uomini sono particolarmente agguerriti e mi pare che stiano dando filo da torcere alle avversarie, perché per esempio questa settimana vede una donna in testa, Daniela Del Fiorentino, con 4.349 preferenze, ma al secondo posto, no, c'è un'altra donna che questa sera non ha partecipato, è Ilaria Voce della cartoleria Guerrina di Porcari. Al terzo posto un uomo, il calzolaio di Viale Castracani, Giuliano Giuliani, che non molla ed è lì a stretto ridosso delle due battistrada. Al quarto posto un altro rappresentante dell'altro sesso, quindi non del gentil sesso Ireneo Montan, della pasticceria Regina, con 3.903 preferenze. Simona Cambi al quinto posto con 3.863, sesta è Martina Benedetti della Primula Verde con 3.701, e poi settimo un altro uomo, Giacomo Rimanti dell'alimentare Rimanti, con 3.161, poi via via tutte le altre. Dunque una battaglia davvero a colpi di voti, e la prossima settimana vi annuncio già che ci saranno sorprese notevoli in classifica, con sconvolgimenti e con nuovi ingressi, quindi ogni settimana la classifica cambia ed è un rincorrersi fra un concorrente e l'altro. Quindi la prossima settimana saremo alla cecca e quindi scopriremo la nuova classifica e vi faremo vivere un'altra serata insieme. Con le immagini di Luca Motroni dal ristorante Anfiteatro è tutto, alla prossima settimana con Mister e Ledicommercio. Buonanotte.